Buonasera a Buonasera. tutti. Buonasera a Buonasera a tutti. tutti. Buonasera a Un voi. saluto Ciao. cordiale a tutti i nostri ascoltatori. Il nome di motivazione e il progetto motivazione nascono insieme proprio per sostenere la motivazione, degli insegnanti. Quindi un progetto molto importante che cerca di parlare di questioni legate alla cultura. Un viaggio che ci ha portato nella prima puntata con l'aiuto di Stefano Battezzaghi, una riflessione sui linguaggi. Che cos'ha la scuola da insegnare sulla tecnologia? Noi non parliamo una lingua sola, nessuno di noi parla una lingua sola quando parla italiano. Qui si parla l'italiano vero, qui si ragiona con la logica, parla l'italiano in cui si rivolge ai parenti, parla con l'italiano in cui si rivolge agli amici, ai professori, ai maestri e agli estranei. Con l'aiuto di Andrea Zorzi abbiamo riflettuto invece sulla importanza di rialzarsi dopo ogni sconfitta. Anche nello sport e non solo, si migliora, si cresce attraverso l'errore. Mi fa piacere che lui possa parlare, lui che ha vinto tanto anche di sconfitte. Una grande squadra ha una piccola zona di conflitto. Nessuno sportivo, neanche il più grande campione, non ha avuto modo di conoscere la sconfitta. Con l'aiuto di Marco Aime abbiamo invece riflettuto sul significato della cultura. La cultura è relazione. La storia dell'umanità è fatta prima di tutto con i piedi. Purtroppo i cambiamenti culturali, soprattutto quando convengono a qualcuno, sono molto lenti, il che tra l'altro riqualificherebbe anche il modo di dire che quando una cosa è fatta coi piedi è fatta male. Aggiungiamo un pezzo, grazie all'aiuto di Taxi 1729. Sui temi delle scelte, ma anche sull'educazione finanziaria. Parleremo di economia, forse, ma soprattutto parleremo di noi stessi. Quando si tratta di guadagnare, noi siamo, si dice, avversi al rischio. Spesso tendiamo a giudicare una decisione sulla base dell'esito. Potevi tornare a casa con niente. Ci sono ancora tantissime persone che ci stanno mandando un sacco di complimenti. Porterò le vostre domande in diretta. Se hai altre domande, fai pure. Mara ci scrive, poi le girerò perché sono molto belli da leggere. Ah, beh, su questo sì, è un punto molto, molto interessante. Come fondazione veniva detto che insegnare vuole dire lasciare un segno. Dunque noi auspichiamo che questi incontri di motivazione possano lasciare il segno e farci ritrovare tutti più forti per poter affrontare quello che è il futuro e il domani. Grazie mille. Il mio gattone, vedete, che viene a trovarmi, è il vantaggio delle Viene Nina. diretta a casa.